Signori, il capocannoniere del Torino con 436 presenze, 170 gol, scudetto 76, Coppa Italia 71, detto Puliciclone, Paolo Pulici, eccolo! Paolo Pulici, grande Paolo! Ventinovesima a Torino. Torino sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 3-2. E c'è ora un contropiede solitario di Pulici, supera anche Superchi. E solo davanti alla porta sguarnita, gol! 4-2 per il Torino con Pulici a segno alla mezz'ora. Situazione a un quarto d'ora dal termine a Torino. Torino 4, Fiorentina 2 a 13. Pulici riceve i complimenti anche dall'allenatore dei Viola, Mazzoni. Comunale Torino, Pulici di testa su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il conto alla rovescia per lo scudetto del Torino. Il Torino si trova in questo momento a mezz'ora esatta dalla conquista del suo settimo scudetto. Ha segnato, ripetiamo, Pulici che in tuffo davanti a Boranga è riuscito a deviare un cross teso a mezza altezza di Graziani dalla sinistra. Pulici ha raccolto con precisione, con tempismo perfetto davanti a Boranga con un colpo di testa in tuffo un cross teso a mezza altezza di Graziani e ha insaccato sulla destra della rete del portiere del Cesena. Paolo, un nome semplice, numero 11, la maglia del Torino. Paolo, là nell'arena, un cuore grande, un grande fiuto per il gol. C'era la dinamite in quelle leve che correvano veloci e tutti lo rispettavano e lo temevano e si dicevano: quando parte Pulici è un falco che si avventa sul pallone e fa tremare gli argini, è un treno che travolge la stazione, è un ciclone Pulici, è un tir di generosità, non lo puoi rallentare, gli puoi solo sparare, ma neanche il piombo lo fermerà. Io, quando ero piccolo, amavo molto il mito dei supereroi, storie le più fantastiche, con Batman, l'uomo ragno e Superman, ma ci sono uomini con lo stesso concentrato di energia, veri guerrieri indomiti che ci colpiscono la fantasia. Paolo, un nome semplice, numero 11, la maglia del Torino. Paolo, là nell'arena, un cuore grande, un grande fiuto per il gol. C'era la dinamite in quelle leve che correvano veloci e tutti rispettavano e lo temevano e si dicevano: quando parte Pulici è un falco che si avventa sul pallone e fa tremare gli argini, è un treno che travolge la stazione, è un ciclone Pulici, è un tir di generosità, non lo puoi rallentare, gli puoi solo sparare, ma neanche il piombo lo fermerà. È come un missile che passa sopra le gengive dei terzini, è un gran via vai, un leone che non è domato mai. A tratti è un po' egoista, ma è un eroe che c'ha il sinistro che conquista, è un fulmine incontrollabile, un razzo cosmico, un piede atomico. Quando parte Pulici è un falco che si avventa sul pallone e fa tremare gli argini, è un treno che travolge la stazione, è un ciclone Pulici, è un tir di generosità,
non lo puoi rallentare, gli puoi solo sparare, ma neanche il piombo lo fermerà. Generosità, non lo puoi rallentare, gli puoi solo sparare, ma neanche il piombo lo fermerà. Io, quando ero piccolo, amavo molto il mito dei supereroi, storie le più fantastiche, con Batman, l'uomo ragno e Superman. Ma ci sono uomini con lo stesso concentrato di energia, veri guerrieri indomiti che ci colpiscono la fantasia. È come un missile che passa sopra le gengive dei terzini. È un gran via vai, un leone che non è domato mai. A tratti è un po' egoista, ma è un eroe che c'ha il sinistro che conquista. È un fulmine incontrollabile, un razzo cosmico, un piede atomico. Quando parte Pulizia, un falco che si avventa sul pallone e fa tremare gli argini. È un treno che travolge la stazione. È un ciclone Pulizia, è un tir di generosità. Non lo puoi rallentare, gli puoi solo sparare, ma neanche il piombo lo fermerà. Generosità, non lo puoi rallentare, gli puoi solo sparare, ma neanche il piombo lo fermerà. Pulizia, un falco che si avventa sul pallone e fa tremare gli argini. È un treno che travolge la stazione. È un ciclone Pulizia, è un tir di generosità. Non lo puoi rallentare, gli puoi solo sparare, ma neanche il piombo lo fermerà. Non lo puoi rallentare, gli puoi solo sparare, ma neanche il piombo lo fermerà. Colpo di testa a seguire di Pulici. E Claudio Sala riesce a raggiungere un pallone molto difficile, si esibisce nelle sue finte e riesce a mettere al centro un pallone, lo ferma Pulici, la rovesciata, ed ecco rovesciata di Pulici, molto bello il gol, il settimo. Permettimi di applaudire Nando, perché ci associamo tutti agli applausi. Ho visto una cosa che non si vede oggi nemmeno dai giocatori veri. È vero, 31esimo minuto e 7-3 il punteggio. Il vecchio cuore granata colpito. Ecco, rivediamolo, vale la pena, ferma con il petto, rovescia al volo nell'angolino, gol di Pulici. Ecco, assieme Claudio Sala e Pulici, quanti di questi abbracci in passato. Io capisco che parlando faccio vedere di essere di fede granata, lo si capisce anche se troppo, forse esagerato. Però... Sala. Ancora le sue finte. Mette al centro ancora un pallone, colpo di testa di Graziani, all'indietro per Pulici, al volo Pulici, ed è un altro gol, al volo Pulici. Graziani. Allora Sala, Graziani e Pulici, il trio delle meraviglie. Abbiamo rivisto cose di altri tempi. Sono troppo contento, emozionato e contento. Scusatemi, telespettatori, scusatemi, ma sono troppo preso da questa situazione. Ed è 8-3 al 35esimo. Ecco il colpo di testa di Graziani. Pulici prende le misure proprio all'angolino. Ecco Sala. Dopo le sue finte mette al centro un pallone, Graziani vede all'indietro Pulici, gli offre questo suggerimento sul quale Pulici arriva con perfetta coordinazione e mette dentro 8-3.